Piero, grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Buonasera signore e signori, ecco a voi ingresso in campo delle due compagini Bate Borisov contro Red Devils. Arbitro di questo incontro Sandro Stanziano. Riprendiamo i ragazzi con la casacca arancione, che sono i Red Devils contro il Bate Borisov della squadra di Michele Ciotola. Ecco, riprendiamolo. Maglia blu. Vi saluto. Andiamo a riprendere anche il tocco dei due capitani, che decreterà l'assegnazione del tocco iniziale. Pari dispari, ragazzi, ce l'hai tu. Che capo? Pari. Pari? 1, 2, 3. Fallo campo. Allora, che vuoi? Campo. Palla per i Red Devils. Passiamo la linea quindi alla regia per la ripresa della partita. Saluto da Sandro Stanziano, Max e Tornese. Quinta giornata di campionato e riprendiamo in diretta il gol di Michele Ciotola. Bate Borisov contro Red Devils. Punteggio 4-1 per il Bate Borisov. Riprendiamo l'esultanza di Ciotola, che veramente dà incitazione a tutta la squadra per come è allegro. Scherzi a parte, comunque è una partita molto bella da vedere, anche se il risultato può da far vedere che ci sia una supremazia da parte del Bate Borisov. In realtà è una partita molto equilibrata. Siamo nel primo tempo del big match. Inviato speciale Danilo D'Agostino e alla telecronaca Autiero Max. Come sta andando la partita? Sì, Massimo, una bellissima partita equilibrata, solo che i Bate Borisov sono parecchio più cinici e più freddi sotto porta, riescono a concretizzare di più le occasioni da gol. I Red Devils un po' spreconi, sbagliano spesso l'ultimo passaggio. Vediamo, questo ping pong poteva essere una buona occasione per i Bate Borisov. Messa dal fondo per Della Bella, ricordiamo, con la maglietta del Napoli. Verso di Dio, ancora Della Bella, non riesce a controllare bene la palla. Ciardiello. Ancora Garofalo. Verso Ciotola, grande apertura, ma non aggancia bene. Ciotola rimessa laterale. Di Dio alla battuta. Cerca Fusco, che aggancia benissimo. Grande numero di Fusco, ma Ciardiello riesce a spazzare e bloccare la rimessa offensiva. Mezzo. Ancora Di Dio, subisce un fallo Ciardiello, a regola del vantaggio. Ancora Ciotola verso Garofalo, il numero 9, tiro e direttamente addirittura fuori dal campo. Fondo. Porrega, questo Zaccone, Fusco, Di Dio, ancora Di Dio, in qualche modo arriva la palla a Salvatore Fusco, ancora Fusco, destro, sinistro, finta, Manuele Zaccone, ancora Zaccone, aspetta il movimento, verso Di Dio, cercava di esterno di sorprendere il portiere, ma non ci riesce. Verso Ciotola, che aggancia benissimo di prima, verso il numero 9. Non controlla bene Ciardiello e corner per il Bate Borisov. Mancano pochi minuti al primo tempo. Ciotola, che sbaglia davanti alla porta. Rimessa laterale per il Red Devils. Occasione non sfruttata da parte del Bate Borisov. Ragazzi, potete fare un po' più indietro, per favore? È la Bella. Di sponda Fusco. Ciotola di prima. Garofalo. Apre verso Ciotola. Ancora lui davanti alla porta. Grande copertura del portiere. Fusco che aggancia, ma non controlla bene la palla. Fondo per il Bate Borisov.
partita molto bella da vedere. Occasioni anche questa volta da parte Bate Borisov non sfruttate. 4-1 Bate Borisov contro Red Devils. Cerca la giocata alla Maggio di Dio, che conquista anche un calcio di posizione. Posizione perfetta per l'inquadratura di un tiro a giro. Salvatore Fusco alla battuta. Diamo la lunga rincorsa di Salvatore Fusco direttamente sulla barriera. Controlla bene il Red Devils, poi rega verso della buona. Veniamo all'ultima azione, Zaccone, ma non va. Quindi chiudiamo il collegamento e riprenderemo il secondo tempo, gli altri 5 minuti consueti. Quindi un saluto da Max, prendiamo quest'ultima azione del 18, va bene. Saluto da Max, Danilo D'Agostino, Super 5, che è di Stadium. Secondo tempo, Bate Borisov contro Red Devils. Tra un po' ci aggiorneranno anche col punteggio. L'inviato speciale, ricordiamolo, sempre lui, Daniele D'Agostino, Danilo D'Agostino. Giocata di tacco, grande recupero di Della Bona, che spazza e riesce in qualche modo a difendere contro un attacco incisivo, sempre costante da parte del Bate Borisov. Signor D'Agostino, buonasera, come sta andando questo secondo tempo? Massimo, devo dire che i Red Devils hanno provato a reagire, ma hanno trovato sempre un miracoloso sviluppo a negare il gol in tre occasioni, anche il palo. Davvero sfortunati. Vediamo Ciardillo verso Ciotola, ricordiamo anche il punteggio 6-2 per il Bate Borisov. Di punta Ciotola, scusami, di Dio. Come fai un po' più del fuori? Della Bona, dalla Bona. Della Bella. Ah, della Bella. Dalla maglia che c'ha addosso, un po' di confusione. Della Bella, ricordiamolo. Vediamo Garofalo di tacco verso Ciardiello, che tira di prima, grande gol! L'effetto sonoro del computer che ha entusiasmato questa bellissima azione da parte del Bate Borisov, che siglano il 7-2 per il Bate Borisov. La Bella alza la palla cercando Zaccone, ancora Ciotola, riprendiamolo con le sue grandi giocate, apre verso numero 9 Garofalo, ancora il centrocampista Michele Ciotola, che tira da lontano, ma Della Bella riesce a coprire bene lo specchio della porta. La partita, diciamo che ci aspettavamo una reazione da parte del Red Devils, grande numero, ancora Garofalo, Della Bella, Ciardiello, fallo laterale per i Red Devils. Porrega lascia scorrere vista dal fondo. 7-2 Ciotola, ancora Ciotola, corre ancora questo Garofalo, cerca il passaggio in aria, ma Marco Della Bella, ancora lui verso Zaccone, 1-2, ma Ciotola recupera bene. Ciardiello, Garofalo, termina la partita e chiudiamo il collegamento e passiamo alla linea, quindi alla regia, per le interviste degli MVP dell'incontro.